lungometraggi, finalista il Diversamente di Max Nardari. Quando si parla di diversità c'è sempre questo senso di dramma, invece diciamo, sono episodi realizzati negli ultimi anni, uno dei primi con Alessandro Borghi giovanissimo, che tra Certo. l'altro aveva vinto un premio qui all'Artelesia, e quindi noi siamo molto affezionati a questo festival che ho visto crescere tantissimo. Ai ragazzi piace molto, infatti il film adesso è uscito su Amazon Prime. E sono contento perché è un cast veramente eccezionale. Elisabetta Pellini, vuoi Non venire me con noi a l'aspettavo. rappresentare il Ciao cast? Elisabetta. Ciao Elisabetta. Un applauso, guadagna il centro, prendi il microfono e raccontaci quanto ti sei divertita a fare questo film, a stare in questo cast di pazzi, simpatici e bravi. Buonasera a tutti, sì, io mi diverto sempre quando lavoro con Max, abbiamo fatto altri film insieme, la mia famiglia sul quadro, che è stata anche Certo. ospite a questo festival, quindi è un ritornare a questo festival anche con lui. È stato bravo perché ha fatto questi cortometraggi negli anni con un tema comune ed è riuscito a legarli Questi bene cinque episodi che facendo poi sono diventati un sì, lungometraggio, un vero e un proprio film. lungometraggio. Quindi è stato molto bravo a mettere insieme tante teste, tanti attori, delle storie con un tema comune importante, Tra direi. l'altro mi sono divertito davvero tanto perché era parecchio che non vedevo un film vecchia maniera, episodi No, la commedia all'italiana, però esatto, però fatto con con uno garbo, con sguardo. i ritmi giusti. Congratulazioni perché è stata una sorpresa, non conoscevo il film, Grazie, veramente. è stato davvero emozionante, direi, aver potuto vedere un film con tanti amici e soprattutto con questo ritmo, con questa cosa davvero che riprende un po' il cinema vecchia maniera. Corazza Maria consegna il premio. Grazie. 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 Grazie